Oggi voglio trattare la quarta parte delle beatitudini e la Bibbia dice in Matteo capitolo 5, versetto 6, beati quelli che sono affamati, assetati di giustizia, perché saranno saziati. Abbiamo visto nelle settimane precedenti che la parola beato proviene dalla parola greca makarios, che significa felice, contento, soddisfatto, da invidiare, ma non in un modo mondano che si basa sulle circostanze, ma piuttosto sull'adempimento che deriva dal servire Dio e obbedire alla sua parola. Questa gioia, questa felicità viene non perché le circostanze sono sempre buone, ma perché abbiamo un Dio che provvede, un Dio che guida, un Dio che parla, un Dio che ha un piano bellissimo e preciso per ciascuno di noi. In questa beatitudine Gesù usa la metafora della fame e della sete. La fame e la sete sono i più vitali bisogni del corpo umano. Ma naturalmente Gesù sta parlando di una fame e di una sete spirituale. Gesù parla di coloro che hanno un forte desiderio di vivere secondo i suoi propositi. Beati quelli che sono affamati, assetati di giustizia, perché saranno saziati. Avere fame e sete della giustizia significa desiderare accogliere il piano di Dio nella nostra vita, poter fare la sua volontà a qualsiasi costo e sacrificio. Se vogliamo essere saziati, cari, soddisfatti nella vita, dobbiamo essere affamati, assetati delle cose di Dio, della giustizia di Dio. Salomone, il re di Israele, ormai l'uomo più ricco del pianeta ai tempi della Bibbia, scrive questo libro deprimente chiamato Ecclesiaste. Stava passando un periodo difficile della vita. Si pensa che stia cercando di vivere la vita senza Dio e ha tutte le esperienze che vuole nel mondo senza Dio. E poi scrive questo libro Ecclesiaste che, come vedremo, alla fine ritorna a Dio. Ecclesiaste capitolo 1, versetto 18. Salomone dice: infatti, dove molta saggezza c'è molto affanno, e chi accresce la sua scienza accresce il suo dolore. Ecclesiaste 12, 14. Del resto, figlio mio, sta in guardia, si fanno dei libri in numero infinito. Molto studiare è una fatica per il corpo. E poi Ecclesiasti 2, 10 a 11. Salomone continua: di tutto quello che i miei occhi desideravano, io nulla rifiutai loro. Non privai il cuore di nessuna gioia, poiché il mio cuore si rallegrava di ogni mia fatica e della ricompensa che mi è toccata di ogni mia fatica. Poi considerai tutte le opere che le mie mani avevano fatte e la fatica che avevo sostenuto per farle. Ed ecco che tutto era vanità, un correre dietro al vento, e che non se ne trae alcun profitto sotto il sole. Vediamo che Salomone non era soddisfatto, neanche un po' di gioia. Eppure aveva tutto. Salomone diventa un maniaco del lavoro, si dà al lavoro incessante. Infatti Ecclesiasti 2, 17 e 18 dice: perciò ho odiato la vita, perché tutto quello che si fa sotto il sole mi è divenuto odioso, poiché tutto è vanità, un correre dietro al vento.
Ho anche odiato ogni fatica che ho sostenuta sotto al sole, di cui devo lasciare il godimento a colui che verrà dopo di me. E poi Ecclesiasti, capitolo 5, versetti 10 a 11. Chi ama l'argento non è saziato con l'argento, chi ama le ricchezze non ne trae profitto di sorta. Anche questo è vanità. Quando abbondano i beni, abbondano anche quelli che li mangiano. E quale vantaggio ne viene ai possessori se non di vedere quei beni con i loro occhi? Salomone, con tutta la sua ricchezza e fama, era rimasto un uomo solo, solitario. Aveva perso anche gli amici. Infatti, Ecclesiasti 4:8 dice: un tale è solo, senza nessuno che gli stia vicino, non ha né figlio né fratello e tuttavia si affatica senza fine. I suoi occhi non si saziano mai di ricchezze, non riflette. Ma perché dunque mi affatico e mi privo di ogni bene? Anche questa è una vanità, un'ingrata occupazione. Salomone non aveva nessuno di cui potersi fidare. Poi si dà al piacere sessuale. Infatti la Bibbia dice che aveva 700 principesse per mogli e aveva 300 concubine, un numero esagerato, 1.000. Ci sarà una fine alla nostra ricerca di trovare qualcosa che ci soddisfa? In questa terra, cari, non ci soddisferà nessuna cosa. E Salomone provò proprio questo. Alla fine di ogni cosa, Salomone ritrovò Dio. Si era allontanato dal Signore, ha cercato vi di vivere per i piaceri, per il lavoro, per i soldi. E era affamato per tutto fuori che Dio. Ma alla fine ritorna a Dio. Infatti Ecclesiasti 12, versetti 15 a 16 dice: ascoltiamo dunque la conclusione di tutto il discorso. Temi Dio, osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto per l'uomo. Dio infatti farà venire in giudizio ogni opera, tutto ciò che è occulto, sia bene, sia male. Cari, temere Dio non significa vivere in paura, oh, chissà cosa mi dirà Dio, devo scappare, devo nascondermi. No, cari, temere Dio significa riverire Dio, significa dipendere da Dio, significa onorare Dio, significa servire Dio, significa adorare Dio. Amate Dio, confidate in Lui, appoggiatevi a Lui, avvicinatevi il più possibile a Lui e cerchiamo di fare quello che Lui ci comanda per il nostro bene. Il nostro Dio, cari, soddisfa pienamente. Ecco perché Agostino, che è conosciuto nel cattolicesimo come San Agostino, ma Agostino era un servo del Signore che ha detto: tu ci hai formati, o Dio, per te stesso, e i nostri cuori sono irrequieti finché non trovano riposo in te. Cari, approfittiamo di questa quarta beatitudine e mostriamo fame e sete per le cose di Dio e il suo regno. Solo Dio ha il pasto migliore per noi, quello che veramente soddisfa. Come il fratello Petrone ci dice ogni giorno, dobbiamo avere fame per le cose di Dio, per la parola di Dio. E questa beatitudine ci dice: se vogliamo essere felici, contenti, da essere invidiati, dobbiamo essere affamati, assetati per la giustizia. Cari,
Proverbi capitolo 21, versetto 21 dice: chi cerca la giustizia e la bontà troverà vita, giustizia e gloria. Bello questo. Ora, cosa ci impedisce di avere tutto ciò che Dio ha per noi? Perché non scegliamo di prendere tutto ciò che Dio ha per noi? Cosa ci sta ad impedire di avere sete e fame per le cose di Dio? Per prima siamo sazi di cose sbagliate. Quante distrazioni vi sono oggi in questo mondo, attorno a noi, quando abbiamo già mangiato a tavola, anche se c'è un tavolo pieno di buon cibo, non mangeremo più perché già siamo pieni. Quali sono le cose nella tua vita che hai mangiato, ma non ti hanno veramente soddisfatto, ma ti stanno mantenendo dall'essere affamato e assetato per le cose di Dio? Oggi ci sono tanti fast food, c'è cibo malsano, c'è cibo che non è buono per il nostro corpo, e neanche c'è cibo che non è buono per la parte spirituale. In Ebrei capitolo 11, versetto 25 ci dice di Mosè: per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del Faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato. Mosè fece una scelta: era affamato per le cose di Dio. E era contento di essere maltrattato perché aveva scelto Dio e la sua giustizia nella sua vita. Isaia 55, versetti 1 a 2 dice: o voi tutti che siete assetati, venite alle acque; voi che non avete danaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono. Gusterete cibi succulenti. Bellissimo versetto. Poi l'altra cosa che ci impedisce di mangiare il vero cibo che Dio ha per noi è che non abbiamo sperimentato la bontà di Dio. Cari, questo è il motivo per cui Davide il salmista disse nel Salmo 34, versetto 8: provate e vedrete quanto il Signore è buono, beato l'uomo che confida in Lui. Non hai nessuna idea di quello che stai perdendo fin quando non ti arrendi a Dio. A volte rifiutiamo il cibo di Dio perché qualcuno lo ha servito male e non ci stiamo a soddisfare del cibo che Dio ha per noi. A volte delle chiese non stanno servendo il cibo nella giusta maniera e diversi dicono: no, non mangerò mai di quel cibo. Ma stai a mancare del cibo che viene dall'alto, del cibo che viene da Dio. Essere affamati e assetati per la giustizia di Dio, per il regno di Dio. Ecco perché l'apostolo Paolo pregò, Efesini 3, 18-19: siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi siamo noi, quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza, la profondità dell'amore di Cristo, è di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Bellissime parole. Se potessimo conoscere l'amore di Dio per noi, voglio invitarvi a tutti noi, a confidare pienamente in Dio, ad essere ripieni della sua bontà e gustare che Dio è buono. Ecco perché Gesù ha detto:
Dio benedice coloro che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno soddisfatti. Ma cos'è questa giustizia? Nel nostro contesto, per prima è giustizia con Dio, avere un giusto rapporto con Dio. Paolo dice ai Romani 1, capitolo 1, versetti 16 a 17. E infatti non mi vergogno del Vangelo di Cristo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. Poiché in esso, in questo Vangelo, la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto: il giusto vivrà per fede. E poi Romani 3, 25. Dio ha prestabilito Cristo Gesù come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato. Cari, Gesù ha pagato il prezzo. Quel sacrificio propiziatorio significa: Gesù ha preso il tuo posto, il mio posto, per renderci giusti con Dio. Dobbiamo essere assetati, affamati della giustizia che dobbiamo avere con Dio, il nostro rapporto con Dio, la nostra comunione con Dio. Cari, è molto importante. Infatti Romani 5, versetti 9 a 11. Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, il sangue di Cristo, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Se infatti, mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del Figlio suo, tanto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo anche in Dio per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, mediante il quale abbiamo ora ottenuto la riconciliazione. Cari, avere ragione, essere in buon rapporto con Dio non significa unirsi ad una chiesa, ma avere una relazione col nostro Signore Gesù Cristo. Prima viene la nostra relazione con Cristo, poi viene la nostra relazione con gli altri e la Chiesa. Non andiamo in chiesa per essere salvati, perché siamo salvati andiamo in chiesa. Cari, siamo resi giusti con Dio entrando in una piena, intima relazione con Cristo Gesù. Allora abbiamo la giustizia che ha a che fare con Dio. Ma poi c'è anche la giustizia che ha a che fare con il mondo attorno di noi, la giustizia umana. Perciò la parola giustizia, quando siamo affamati di giustizia, siamo affamati della giustizia che siamo in buon rapporto con Dio, e siamo affamati della giustizia che dobbiamo essere in buoni rapporti col nostro prossimo, con gli altri attorno di noi. Colui che agisce bene, che osserva le leggi, i rapporti con gli altri, è qualcuno che brama la giustizia. Per essere soddisfatti dobbiamo vivere una vita conforme al progetto divino. A volte la gente dice: io sto vivendo la mia verità, io vivo quello che penso io. E allora non sarai mai soddisfatto, perché nel mondo della filosofia e dell'etica la verità è relativa. Viviamo in un mondo di relativismo. Nella filosofia significa che la verità si applica diversamente ad ogni persona. Non è più una verità assoluta che va per tutti. Ogni persona ha la sua verità. Non c'è da stupirsi allora a vedere un mondo perduto, dove le persone sono insoddisfatte, continuamente alla ricerca di qualcosa. Quando guardiamo la storia del figliol prodigo nella Bibbia, egli disse al padre: voglio vivere la mia vita, voglio fare quello che mi pare.
Non voglio più dipendere da te, ma le pazze gioie della vita, il sollazzo lo portò alla miseria. Era vuoto, non ero soddisfatto e stavo a morire di fame. Grazie a Dio che è tornato in sé. Cari, la follia ci porta lontani da Dio, ma quando ritorniamo ai sensi, ritorniamo in noi stessi, afferreremo Dio, saremo affamati e assetati della giustizia di Dio. Proverbi 14:12 dice: c'è una via che all'uomo sembra diritta, ma essa conduce alla morte. Cari, se viviamo la nostra verità, ci porterà alla morte. Dobbiamo vivere la verità assoluta di Dio che si trova nella sua parola. Immagina una persona che dice: io ho la mia verità e la mia verità mi dice che quando mi butto da un palazzo incomincerò a volare. Cari, quella verità è follia, perché c'è la legge assoluta, della gravità, che quando un oggetto cade accelera verso la terra. E non possiamo vivere la nostra verità, dobbiamo basarci sulle verità assolute. E Dio ha messo la sua verità nella sua parola. Beati coloro che sono affamati e assetati della giustizia divina. Potremo vivere bene su questa terra solo se perseguiamo lo stile di vita che Dio ha per noi. E tanti vogliono fare le loro esperienze, ma cadranno nel male, nella morte, anche nella morte spirituale un giorno. Proverbi 12:28 dice: nel sentiero della giustizia sta la vita, e nella via che essa traccia non c'è morte. Cari, questo è meraviglioso. Ricordate la donna samaritana? Venne al pozzo per attingere acqua, ma aveva anche una sete spirituale. Ecco perché alla fine si arrese a Gesù. Gesù gli ha detto: se tu bevi dell'acqua che io ti darò, non avrai mai più sete. Ci volle un po' per la donna comprendere che Gesù stesse parlando di cose spirituali, ma alla fine la donna disse: sto cercando il Messia. E Gesù si rivelò a lei e disse: io sono il Messia. Cari, solo Gesù può fornire la vera vita, il vero cibo che sazia la nostra anima. Così Gesù disse nella quarta beatitudine, i capitoli Matteo 5, 6 e 7 sono le parole più belle, più importanti che Gesù abbia mai espresso. E Gesù ha detto, Matteo 5, 6, beati quelli che sono affamati, assetati di giustizia, perché saranno saziati. Saranno saziati prima perché ci sarà una giustizia con Dio, saremo riconciliati a Dio e poi una giustizia umana, perché avremo buoni rapporti con il prossimo attorno a noi. Signore, facci beati, vogliamo gustare la tua presenza, vogliamo essere felici, contenti, soddisfatti da essere invidiati, così tanti possono venire alla tua conoscenza, Padre, attraverso di quello che tu hai fatto nella nostra vita. Che Dio benedica la sua meditazione anche oggi. Amen.